Il Molise di questo passo è destinato a cedere l'intero suo paesaggio, ricchissimo di sollecitazioni storiche e culturali, ed a finire in uno squallore paesaggistico diverso, fatto da enormi pale eoliche che deturpano e feriscono tanti luoghi che dovrebbero essere salvaguardati. Lo afferma Italia Nostra, che lamenta anche la non risposta dei vertici regionali alle richieste di incontro, inoltrate da mesi, al fine di illustrare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi regionali nel settore della produzione energetica da rinnovabili con il ricorso a fonti diverse da quella eolica. In Molise, in quanto regione piccola e quindi con un consiglio regionale che ha una forza politica non clamorosa e anche, diciamo, non ben visibile a livello nazionale, è stato individuato come il ventre molle dell'attacco eolico in Italia da parte di questi palazzinari dell'energia, i quali vanno alla ricerca dei siti ventosi, se li accaparrano per poche lire, ma regalando qualche spicciolo ai comuni, e edificano queste enormi macchine che per sempre cambieranno l'identità del nostro territorio, annullandone anche le speranze dal punto di vista dello sfruttamento turistico, culturale e anche dal punto di vista enogastronomico, cioè laddove le aree interne puntano su questo, il Molise avrà le gambe segate da questo fenomeno dell'invasione eolica. Un problema enorme per il Molise, senza piano energetico e paesaggistico, che di fatto è diventato terreno fertile per il più facile profitto. È il tempo della regione Molise, in fondo ce lo stanno annunciando, adesso dobbiamo vederli all'opera, ci devono dire esattamente come, quando, perché e al più presto, e nel frattempo devono fermare l'avanzare dell'esame degli progetti, non devono rilasciare autorizzazioni, ogni autorizzazione rilasciata è una bomba che non si può più disinnescare.